Beh, naturalmente c'è molta emozione, sia che da parte mia personale, anche di tutti i candidati, da parte del comitato. È stata un'elezione ovviamente molto sentita, ci tenevamo molto a vincere perché sapevamo che già le scorse elezioni le avevamo vinte. Questa volta la città ci consegna una maggioranza assoluta decisamente più consolidata e questo ci dà da un lato più forza, ma anche e soprattutto più entusiasmo. Più entusiasmo perché questi 7 mesi di 5 mesi di blocco ci hanno consentito anche di riflettere e ovviamente l'obiettivo è quello di lavorare ancora meglio per dare soddisfazione da un lato ai tanti elettori che ci hanno dato il loro consenso, ma anche a quelli che non ci hanno dato il consenso, perché ovviamente ogni elezione, a prescindere dall'esito, è una vittoria di tutta la città. Le colpe non le do mai a nessuno. Sicuramente come centrodestra ci siamo impegnati tanto, è stata una battaglia difficile perché comunque con 2 liste è sempre difficile. Mi ero impegnato insieme agli altri ovviamente a costruire una lista decisamente concorrenziale e i risultati si sono visti. Da dove si riparte adesso? Da dove riparte Atri? Beh, naturalmente ripartiamo da quello che avevamo lasciato incompiuto, soprattutto intanto da quelle che erano le opere da terminare. Quindi da un lato la scuola elementare completata per due ale su tre, poi l'opera di Largo Cherubini, il mercato coperto che l'abbiamo lasciato dopo 4 mesi a gennaio in mano al commissario, sempre per migliorare e qualificare ulteriormente alcune zone della nostra città. Poi c'è tanto da fare, di finanziamenti ne abbiamo avuti tanti, sul sociale l'assessore Giuliani lascia tante opere incompiute, così gli altri tanti progetti finanziati, così anche gli altri componenti della Giunta.